Ciao a tutti da Eleonora. Oggi vi parlo di una webcam di casa Logitech dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, la webcam HD-C310. È molto semplice da utilizzare, si interfaccia automaticamente con il sistema operativo dopo essere stata collegata tramite il cavo USB da 1,5 metri. Inoltre si può posizionare in diverse angolazioni e su diverse strutture. Con il braccio pieghevole infatti la potete appoggiare sullo schermo del laptop, potete incastrarla sopra un monitor oppure la potete piegare ed appoggiare sulla scrivania o su un treppiede. Il tipo di montaggio a clip è diventato molto comune nelle webcam di fascia bassa. La sua versatilità lo rende il più adatto per chi vuole una webcam utilizzabile praticamente ovunque. Le sue dimensioni sono molto ridotte, parliamo di una lunghezza di 50 mm e una larghezza di 36 mm. Potete anche infatti portarvela facilmente con voi dentro la borsa del laptop. Dato che è sempre importante apparire al meglio nelle videochiamate, Logitech ha deciso di implementare la tecnologia Ride Light, che migliora sia la qualità dell'immagine, che avrà colori e dettagli ben più definiti, sia l'esposizione alla luce e la messa a fuoco. Infatti queste ultime saranno automatiche. Potete davvero tirare un sospiro di sollievo, infatti, perché non dovrete occuparvi di nessun setup per utilizzare al meglio questa webcam. La definizione della camera è in 720 pixel, ovvero in HD. I video verranno registrati a 30 frame al secondo e con un campo visivo di 60 gradi. Il microfono integrato è mono con un filtro di riduzione del rumore integrato in modo da poter rilevare solamente la voce fino a 1,5 metri di distanza anche se vi trovate in un ambiente rumoroso. Se avete già altri dispositivi della Logitech potrete interfacciarli con questa webcam per raggiungere il massimo delle prestazioni. Ad esempio vi consigliamo di provarla con l'headset H390 per avere videochiamate perfette a basso prezzo. Potete trovare la webcam HD-C310 della Logitech su vpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace ed iscrivendovi al nostro canale YouTube. E se vi va, lasciateci anche un commento. Ciao a tutti e al prossimo video!